questo concerto nasce dopo il funerale di Adriana. Ci siamo ritrovati tante generazioni del coro di jazz insieme ed è stata un'esperienza di unità sorprendente. Da questo è nata la volontà di fare anche una serata che fosse per tutti. Il coro di Gioventù Studentesca è stato per noi il primo incontro con la bellezza. Il vedere che la nostra esperienza si nutriva di questa bellezza, di questo canto, di queste scoperte, perché per noi erano tutte scoperte assolutamente inattese. Attraverso una forma di bellezza assoluta, di armonia delle voci pazzesche, la possibilità di una bellezza attraverso il canto che mi ha sempre appassionato da quando sono piccola, che desse una speranza. Comunicava come l'incontro che aveva fatto parlava alla sua vita in modo rivoluzionario, diciamo, e quindi la sua arte è stata plasmata tutta dall'incontro con Giussani. Per me è un'amica della prima ora, 1963, quando ho incontrato il movimento, ho incontrato Adriana e ho cominciato a cantare insieme a lei. L'attenzione che aveva per tutti i coristi, a volte quando non potevano permettersi di cantare perché magari avevano difficoltà a scuola, durante il liceo li aiutava anche a studiare, per cui era proprio una passione per l'umano intero. La sorpresa di vedere tanti ragazzi cantare insieme delle cose difficilissime che, come dire, a piccoli gruppetti non sarebbero stati capaci di fare, e lei che trascinava tutti questi ragazzi e permetteva di fare queste cose. C'è una canzone in particolare pochissimo conosciuta che si chiama La nebbia. L'abbiamo riscoperta ed è veramente una canzone poetica e veramente bella. La nebbia comincia a Porta Ticinese, vien su. Che rimangono le sue canzoni, che sono il lascito più importante, ma rimangono le persone che hanno cantato con lei e che hanno proseguito e che proseguono la loro attività di canto da noi più anziani fino alle generazioni successive, le mie figlie, le mie nipoti. Continua quello che lei ha portato, ma perché continua l'incontro, si rinnova l'incontro. Io ti veda ed è questo il mattino.